Beh, Varsi da noi deve chiarire tante cose. Prima di tutto il suo piano industriale, di quello che resta di Varsila. Avevamo sollevato diverse perplessità circa la bontà di quel piano. Varsila deve ancora chiarirci qual è il chiaro numero di esuberi che dichiarerà nell'oggetto del trasferimento di ramo d'azienda ad MSC. E questo è il nodo ancora aperto sull'avvertenza Varsila, che non è stato sciolto nel corso del tavolo nazionale fra azienda, ministero, regione e rappresentanti nazionali dei sindacati. Ancora il numero preciso di esuberi e di conseguenza di effettivi lavoratori che passeranno a MSC per la produzione di carri ferroviari non c'è. Ma non è solo questo a preoccupare i rappresentanti dei lavoratori. Ecco il fatto che Varsila vada in affitto nelle aree e che comunque, insomma, ad esempio uno strumento come l'extradoganalità non sia stato preso in considerazione, che magari potrebbe rappresentare un elemento di valore aggiunto anche per un progetto industriale di Varsila, rendono, ecco, la visione almeno che noi possiamo avere in questo momento del piano industriale di Varsila sicuramente meno solida e con meno elementi che la caratterizzino positivamente. Quanto al quadro più generale dei temi trattati in sede nazionale, con ancora sul piatto la questione ammortizzatori sociali. La discussione ha confermato, insomma, da parte di MSC il fatto che stia andando avanti il lavoro, ecco, per definire l'accordo tra i due gruppi industriali, MSC da una parte e Varsila dall'altro. Stanno proseguendo anche tutte quelle che sono le interlocuzioni circa le infrastrutture, anche il tema delle infrastrutture che MSC ha chiesto, insomma, a servizio di quello che sarà il piano industriale, infrastrutture come ad esempio i binari, le reti ferroviarie indispensabili a poi mettere i carri sulla rete.